In realtà il futuro è cambiato 10 anni fa circa, quando l'evoluzione delle biotecnologie ha iniziato a produrre dei farmaci, dei composti, dei prodotti sempre più evoluti. Quello che stiamo osservando ora è la prima raccolta, quindi anche un po' acerba in qualche modo, di questi risultati. Quello che succederà sarà l'evoluzione di questa specie, cioè anticorpi monoclonali sempre più sofisticati, frammenti di anticorpi monoclonali, alterazioni per carboidrati degli anticorpi monoclonali, enormi tecnologie di delivery, come si dice, quindi formulazioni farmaceutiche sempre più complesse. Il futuro ancora più evoluto sarà l'unione tra le nanotecnologie e le biotecnologie, con sistemi di rilascio progressivo. Il futuro ancora più complesso a 20-25 anni da adesso saranno i chip di DNA quantico messi sotto la pelle o all'interno del corpo che con dei sensori tarano per esempio le variazioni di glicemia e poi rilasciano insulina o altri prodotti. Questo per quanto riguarda gli aspetti più generali, altri nello specifico invece sarà un cambiamento epocale delle strategie dell'attacco al sistema immunitario, cioè per esempio vaccini sempre più complessi, non soltanto quelli a cui siamo abituati per il trattamento di malattie infettive, ma vaccini per, come sapete, per abuso di sostanze per esempio, vaccini per il trattamento del cancro, cioè immunoterapia del cancro di tipo vaccinale, vaccini per malattie neurodegenerative, con un concetto anche dei vaccini che ovviamente si modifica e si modifica radicalmente. Infine un altro approccio, che è quello probabilmente ancora più distante, un futuro ancora più lontano, sarà la bioinformatica computazionale portata agli estremi, cioè quello che si chiama drug repurposing, con delle macchine computazionali molto potenti che ricalcolano, e lo stanno facendo in questo momento, i target dal punto di vista biologico. Il costo di produzione di questi farmaci non sarà necessariamente più alto o più basso, è sempre un errore basarsi sul costo di produzione. Il costo maggiore che i farmaci hanno dipenderà molto dalla capacità e dal valore della produzione dei dati. Il valore della produzione di questi dati è una parte del futuro di cui dobbiamo occuparci. Il medico del futuro dovrà essere in grado di capire queste evoluzioni, perché dovrà capire che per esempio nella generazione di nuovi dati, nei nuovi trial clinici, nel rapporto col paziente, nella farmacovigilanza, cambierà radicalmente quello che gli è stato insegnato. Ci si concentrerà su sottogruppi di popolazioni, le cosiddette sottoanalisi di cluster, e i farmaci saranno spinti in sottoanalisi di cluster. Quella che un tempo si chiamava medicina personalizzata, oggi si chiama o farmacologia personalizzata, e oggi si chiama farmacologia di precisione. Come è successo 10 anni fa, bisogna stare attenti a avere la percezione che il futuro che si pensava fosse ancora in preparazione e fosse al di là di venire, perché il futuro ha queste caratteristiche, in realtà non sia già avvenuto. E quando uno poi si sveglia, il futuro è già diventato passato. Le criticità maggiori che noi dobbiamo affrontare in questo scenario sono, come sempre, culturali. Sono, vorrei usare un termine quasi un po', sono educative, perché ovviamente per esempio quando ci saranno i chip o ci saranno dei sistemi di formulazioni farmaceutiche che coinvolgono dei sistemi fisici, non più dei sistemi chimici, cioè delle nanocapsule in fullerene, in carbonio avanzato, e uno dei problemi che avremo noi nella valutazione di un dossier sarà la valutazione per esempio degli inerti, che fa parte di un'altra competenza, non è una competenza biologica o chimico-medica, è una competenza fisica o in alcuni casi addirittura di trasmissione del segnale in alcune di queste nuove pillole. L'altra sarà per noi l'importanza di valutare i dossier con uno sguardo statistico-clinico, che però ha per esempio gruppi di pazienti sempre più piccoli, cioè non ci sarà il dossier
con N3000 per braccio o N3000 tra te. Ci sono farmaci in questo momento già approvati ad altissima tecnologia che sono andati sul mercato con N30 per braccio. E questo significa ovviamente, al contrario di quello che si pensa spesso, è più piccolo il campione, più devi avere un effetto clinico chiaro per vedere la differenza. Non basta buttare dentro tanti pazienti, a un certo punto tu vedrai l'effetto, se l'effetto è veramente significativo, tu lo vedi con un numero bassissimo di pazienti. Ricordo sempre l'esempio dello scorbuto con la vitamina C, no? Se il confronto lo fai con 5, famosa marina britannica, 5 marinai che bevevano acqua e 5 che bevevano succo d'arancia, quelli con succo d'arancia dove c'era la vitamina C non avevano lo scorbuto, i 5 che bevevano acqua morivano. Questo è, non hai bisogno di statistica su questo, non hai bisogno, così come non ce l'hai quando per esempio risolvi in maniera drammatica malattie letali, infettive anche, con l'uso di un antibiotico a cui il germe è sensibile. Quindi questi saranno gli scenari. Poi la nostra sfida più grande sarà quella del panorama mondiale, cioè non è assolutamente concepibile che queste cose che stanno accadendo e che accadranno siano gestite a livello nazionale. Non, forse l'Europa è persino una piattaforma troppo piccola, per questo siamo stati molto attivi nella collezione internazionale delle agenzie regolatorie sulle medicine, per questo ci siamo, parliamo, ascoltiamo, impariamo dal Giappone, dalla Cina, dall'India, siamo costretti a spostarci su altri continenti per sapere che cosa loro fanno, per esempio sulle terapie avanzate. Il mondo è globale, le informazioni sono globali, i pazienti si muovono giustamente come desiderano e come vogliono, vanno tra l'altro protetti anche da questa massa enorme di informazioni spesso non controllata. Questa è un'altra sfida per noi e quindi una sfida, ecco perché siamo qui a rendere questo testimonial, perché è importante arrivare con tutti i mezzi, con tutti i media, come si dice, a informare i vari stakeholder, ma anche i colleghi, i medici, gli specialisti, le altre agenzie regolatorie, naturalmente i pazienti, i pagatori, il governo politico di quello che sta accadendo. La cosa interessante è che questo futuro accade comunque, quindi conviene organizzarsi.